Supporta la tua azienda in questo video. JabTV è la scelta giusta per raggiungere migliaia di potenziali clienti in tempi rapidissimi. Chiama ora al numero 320 22 45 117 o scrivi a spot@jabtv.it per valutare senza impegno tutte le nostre offerte. Buongiovedì a tutti e benvenuti a Vox Populi. Anche oggi tre persone fermate in maniera casuale nelle vie di Pavia rispondono alla domanda sull'argomento del giorno. Il Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione del Ministero dell'Istruzione, con una circolare diretta a tutti gli uffici periferici e a ogni dirigente scolastico, ha inviato un vademecum elaborato dalla Polizia Stradale, nel quale si richiamano gli insegnanti a verificare lo stato di salute dell'autista che accompagnerà i ragazzi in gita, i tempi di riposo e di guida, ma anche le gomme, i fari, gli estintori del pullman. Professori e maestri quindi non solo si occuperanno di controllare gli alunni, ma anche i conducenti degli autobus e l'idoneità dei veicoli prima di partire per una gita. È d'accordo con questa circolare oppure no? Sono contrario, perché effettivamente gli insegnanti non è che rispetta questo, diciamo, che abbiano questo compito, per cui non sono d'accordo. Se un insegnante non ha nessuna competenza a riguardo, credo che sia proprio inutile, anzi magari potrebbe anche peggiorare la situazione, quindi no, non sono particolarmente d'accordo. Trovo che sia esagerata. Perché è un insegnante, l'unica cosa che può verificare è se è stata fatta, diciamo, la revisione del mezzo, se l'autista ha la patente o se è ubriaco, e basta. Non vedo cosa possa, non penso che possa mettere mano e controllare il motore se funziona bene o male. Pensi che comunque siano controlli anche superflui oppure andrebbero fatti ma da qualcun altro? Andrebbero fatti ma da qualcun altro. In quale modo, secondo te, da chi? Questo non te lo so dire, però sì, effettivamente agli insegnanti non aspetta questo compito, però bisognerebbe controllare, insomma, perché gli autisti dei pullman hanno, diciamo, una certa responsabilità. Dovrebbe essere fatti ma da figure competenti, da chi ha, insomma, da chi è informato a riguardo, non da persone che magari non ne sanno nulla. Ti è mai capitato di essere preoccupata nell'andare in gita? No, mai. Non ci pensavo, sinceramente. Questi controlli andrebbero effettuati quando... Bisognerebbe accertarsi che le revisioni vengono fatte in modo serio, mentre molto spesso i libretti vengono fatti come le lauree, vabbè, mi fermo qua, e questo è l'unico controllo. Poi al limite che siano i vigili, i carabinieri a fare controlli a spot sui mezzi in circolazione, però non vedo proprio come, cioè, le capacità, le competenze che può avere un insegnante nel controllare i mezzi, assolutamente superfluo. Porta la tua azienda in questo video. JabTV è la scelta giusta per raggiungere migliaia di potenziali clienti in tempi rapidissimi. Chiama ora al numero 320 22 45 117 o scrivi a spot@jabtv.it per valutare senza impegno tutte le nostre offerte.